ogni governo, in ogni realtà, in ogni occasione c'è stata questa affermazione, abbiamo fatto un passo avanti, dopodiché la concretezza, anche l'atteggiamento degli stessi paesi europei, anche quelli che vengono qui, dicono alcune cose, dopodiché devono reagire alla loro opinione pubblica, ha dimostrato la sua debolezza. Devo dire che rispetto a giugno del 2018, io ricordo che lì, in quel contesto, ci fu la decisione assunta dai paesi di togliere l'obbligo della ridistribuzione. Lì, in quell'occasione, venne tolto l'obbligo della Di notte. ridistribuzione di notte, appunto, Esatto. in una maniera assolutamente sbagliata. Lì vinsero viva prima gli ungheresi, vinsero gli ungheresi perché chiesero che vennero tolte gli obblighi di ridistribuzione, mentre noi chiedevamo invece che in quell'occasione venisse messe le sanzioni per chi non si prendeva la sua quota di immigrati. Quindi quel vertice lì fu molto fallimentare per l'Italia, un grande passo indietro. Infatti ci fu l'accordo Orban-Salvini per ottenere quel risultato lì. Oggi che cosa noi dobbiamo fare? Dobbiamo costruire le condizioni perché il tema dell'immigrazione diventi veramente un tema europeo e lo ottieni solo collegandolo con gli altri temi, perché è vero, ci vuole l'unanimità, però non si può pensare che ci sono paesi come appunto quelli dell'Europa dell'Est che ricevono i finanziamenti dell'Europa e che dopo a fronte non vogliono condividere anche le questioni più generali, così come quella dell'immigrazione. Bisogna fare un'operazione fatta senza urlare, senza le navi in rada, come giustamente veniva detto, ma che faccia sì che l'Europa non può condividere solo le risorse senza condividere anche i problemi che l'Europa deve fare. Aggiungo che il tema dell'immigrazione è un tema vero, che Ma qual è attraverserà. secondo lei la cosa nuova che si è ottenuta ieri rispetto all'accordo del Consiglio europeo, che ovviamente resta valido perché quello era un prodotto di quel Consiglio europeo? Questo qui è un patto diverso, è un patto, appunto, l'abbiamo detto, fra cinque. Qual è l'aspetto, secondo lei, nuovo e Ma positivo? l'aspetto nuovo e positivo mi sembra sia il fatto che ci sia una vera condivisione tra questi paesi, non sia una cosa di facciata, ci sia Cioè una. soprattutto che non possono rinviarli di nuovo, cioè chi si fa carico dell'accoglienza, che riguarda anche i migranti economici, Non facciamo questi viaggi interni all'Unione Europea non che erano. possono essere riportati in C'è Italia una una questione volta anche della accolti. rotazione dei porti, no? Che Sì. però mette in discussione poi il principio del porto più vicino sicuro, quindi anche lì bisognerà poi Mi mettere a sembra punto la appunto. No, e legislazione. infatti Non semplice, non semplice nella è un altro pratica. punto essenziale e negativo però per l'Italia, è che soltanto i migranti, anche economici, ma che siano stati salvati o da navi della Marina o da navi mercantili o dalle ONG, ricadono in questa giurisdizione. Quelli che sbarcano con i 1.000 barchini, e che sono però il numero più cospicuo, invece restano secondo Sì, il anche qui vecchio c'è un schema. paradosso, se posso Eh aggiungere. sì, Oggi perché vedo molti io sto. commentatori, diciamo, di parte sovranista, dire, ma questo accordo non vale niente perché l'80% arrivano Arriva. con i barchini. Ma allora un anno e mezzo di porti chiusi, a Non che cosa hanno sono serviti? funzionato. No, ma è servito che in un anno e mezzo non si è mai parlato dei barchini, neanche il Ministero Adesso dell'Interno informava più che c'erano i barchini. Adesso scopriamo che erano che l'80% l'80%. sono con Però arrivavano con i barchini insomma nonostante i il lato porti chiusi. positivo, perché